Ciao a tutti, un aggiornamento dalla regione Emilia-Romagna. Purtroppo non è un aggiornamento che ci fa stare molto tranquilli perché le trivellazioni sono ricominciate, le concessioni e le nuove autorizzazioni per le compagnie petrolifere sono state sbloccate proprio da pochissimi giorni. E questo ci fa stare ancora più preoccupati perché, come sapete, in questa regione, nel 2012 c'è stato un sisma che ha colpito tragicamente la zona e di cui le conseguenze sono ancora evidenti. La ricostruzione è parzialmente ferma e le ricadute molto negative sia sull'attività economica, sulla vita quotidiana dei cittadini, sul nostro patrimonio pubblico e privato devono ancora in qualche modo trovare una soluzione. E nonostante questo, però, il governo PD di questa regione ha riattivato le concessioni. Non capiamo, la mancanza di responsabilità e di buonsenso di una decisione del genere che va contro l'interesse dei cittadini e che è totalmente contro il principio di precauzione che invece noi invochiamo da quando siamo entrati in Regione Emilia-Romagna. Nello stesso tempo, ricordiamo anche che l'anno scorso uno studio commissionato dalla stessa regione, la commissione Ichese, disse che non si potevano escludere le eventuali relazioni tra trivellazioni e la possibilità di innescare terremoti in questo territorio. Quindi a maggior ragione questo è preoccupante. Teniamo presente anche che siamo in un territorio a rischio subsidenza, un territorio già fragile di per sé, che non può accogliere tutte le concessioni, tutte le trivellazioni che in questo momento ci sono in Emilia, in Romagna e in Adriatico. La regione nello stesso tempo non ha impugnato lo sblocca Italia, non ha fatto fronte con le altre regioni per limitare le concessioni in Adriatico e quindi noi continuiamo però a lottare da dentro il Consiglio regionale e a invocare con forza il blocco totale delle trivellazioni in questa regione, per il bene comune, per la prevenzione, per non dover rivedere episodi tragici come quelli che abbiamo visto nel 2012 e in generale per il principio di precauzione, per il buon senso.